Tutte le partite ufficiali sono partite per cercare di vincerle. Noi abbiamo bisogno di trovare anche fiducia perché insomma incontriamo una squadra che ha già fatto un campionato di Serie D e che l'anno scorso ha fatto un buon campionato, si è salvata. Noi, per molti di noi è il primo anno, quindi soprattutto per i giovani, e quindi è importante avere l'approccio giusto. E poi insomma tutte le partite contano, non si scarta niente, abbiamo bisogno di avere tranquillità e fiducia. E facendo bene, secondo me la troviamo. Zero dubbi, Giancarlo Favarin ci tiene alla Coppa Italia di Serie D. Vuole che la sua Fidelis Andria affronti con il giusto spirito e la necessaria concentrazione il San Severo, ostacolo dei biancazzurri nel turno preliminare in programma domani sera al Degli Ulivi, fischio d'inizio previsto alle 20:30. Vuole vincere anche l'attaccante Fabio Moscelli. Non fa piacere perdere le amichevoli, figurati le partite che comunque hanno un'importanza che sappiamo che è la Coppa. Ci teniamo a partire bene anche per creare un po' di entusiasmo fra noi e la tifoseria e noi siamo concentrati e vogliamo subito regalare una vittoria. Battere il San Severo d'altronde significherebbe regalarsi tra 8 giorni la sfida con il Monopoli e sarebbe importante, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, in vista dell'esordio nel campionato di Serie D fissato per domenica 7 settembre sul campo della Scafatese. La matricola Fidelis ha deciso per il momento di partire a fari spenti. Noi partiamo a fari spenti, e chiaramente noi cerchiamo sempre di poter far bene. Obiettivi a lungo termine non ne possiamo fare, dobbiamo pensare di giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Questo deve essere lo spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine. Noi speriamo di essere la squadra che dà fastidio fino in fondo. Sicuramente stanno costruendo una buona squadra, dove può arrivare non lo so, però credo che delle soddisfazioni ce le toglieremo. Contro il San Severo intanto non saranno dalla contesa gli infortunati Berardi, Giallonardo e Di Rito. Quest'ultimo non è detto che resti ad Andria anche per la prossima stagione. Il suo posto nell'organico biancazzurro potrebbe essere preso da uno tra Olcese ed Infantino. La Fidelis inoltre ha ufficialmente messo sul mercato il difensore Antonio Anglani. Sicuramente arriveranno almeno un altro difensore centrale, due terzini under e un centravanti. Senza nulla togliere a quelle che abbiamo a disposizione, anche perché adesso siamo ancora un pochino un cantiere aperto, però noi la società sta facendo così qualche sondaggio e ripeto, come dicevo prima, se capita l'occasione penso che non si tirerà indietro.